Only Crabs, bitches, quanti ragazzi, sono Mezzobossa e sono tornato con il 14° episodio della mia serie, della mia guida su Pokémon Mystery Dungeon Squadra Rossa. Oddio, sarà tipo una settimana che non registro Mystery Dungeon Squadra Rossa, ma voi non l'avrete sicuramente notato perché sono bravo a caricare i video nei giorni giusti. Comunque ragazzi, perché questa volta sono partito dal menu principale? Perché se io premo continua, guardate, è spuntata una specie di medaglia. Ogni volta che sconfiggeremo un certo Pokémon, diciamo leggendario, in che senso? Su esploratori, tempo, cielo e oscurità, anzi tempo, oscurità e cielo, diciamo che tutti i boss che meritano una medaglia non sono leggendari, ma qui ragazzi saranno tutti leggendari, se non mi ricordo male, i boss che ci daranno la medaglia, una specie diciamo di stemma, quando li avremo sconfitti. Budget in YouTube, 5 ore di gioco e poco più, missioni 22. Continuiamo ragazzi. Perfetto. Siccome ho fatto missioni secondarie, ci arriverà la posta adesso. Flap, flap. E poi ovviamente ragazzi, clunk. Ok. Quindi noi adesso ci prepariamo perché ci aspetta il Canyon Maestoso, vero? Era il Canyon Maestoso? Esatto. Ora, vedi posta, una missione di grado C, infatti è qualcuno mi accompagni con ricompensa 600 poké. Allora, bisogna accettarle tutte quante, lancia i semi, leggi. I semi si possono anche lanciare, certo i semi di solito si mangiano, ma lo sapevi che lanciando i Pokémon colpiti subiscono i loro effetti, bla bla bla, non aver paura, è una tecnica sperimentata. Lancia ai compagni quelli che hanno effetti positivi, esatto. Quindi archivia, missioni. Cancella, mi dispiace, non guardo neanche le ricompense. No. Vabbè, a sto punto di questa qua, grave roccia. Va bene, certo, certo. Allora, avrei abisso silente, eh? Monte Tuono. Sì, giusto, giusto, giusto. Allora, noi adesso reclutiamo Magnemite. E ragazzi, vi devo dire una cosa dopo. Ve la dico però mentre che siamo nel dungeon. E riguarda un epic fail maestoso, mastodontico, che probabilmente ho fatto per quanto riguarda Zapdos. Adesso cerco di prepararmi più velocemente possibile. Ho un fottio di soldi. Vado a vedere se ci sono delle missioni interessanti. Ho visto dei gradi C. Allora, info 200 poké, ok. Gomma gialla, interessante. Gomma arancia, interessante. 300 poké. Oh, madonna, quante missioni però. 200 poké, 200 poké. Grave roccia, più punto di domanda. 200 poké. Allora, io di missioni. Ok, allora, farei così ragazzi. Visto che nella bacheca, allora accetterò solo le missioni di grado C, con la speranza che poi mi capitino altre missioni di grado C degli stessi dungeon. In che senso? Ho rifiutato ben 4 missioni per il Monte Tuono. Però, siccome sono di grado D e ne ho una del grado C, spererei che più avanti, facendo, che so, tutte quelle dell'Abisso Silente, me se ne sblocchino diverse altre, 2 o 3 insomma, del Monte Tuono di grado C. E la stessa cosa vale per quelle del Bosco Oscuro. Mi dispiace lasciarle lì, sì, è un vero peccato. Sì, sono tanto triste lasciarle là, però ragazzi, bisogna andare avanti con la Tereama. Ora, soldi, subito ragazzi, le aree amico. Ah, certo, 6 poké, non li prelevo nemmeno. Compra, allora, cosa mi è rimasto? Laboratorio cadente, che non ha ancora nessuno, però lo comprerei, perché voglio comprare... Un attimo, con 1400 potrei comprarmi 600 più... Merda, non mi viene niente. Cioè, non me ne vengono due. Per forza solo una. Vabbè, dai, laboratorio cadente sì. Tanto prima o poi scoprirò chi si trovano là. Vi troverò e vi recluterò nella mia area amico. E basta, ragazzi. Ho ben 452 poké, però ho lo spazio pieno di mele, più che altro. Quindi non posso. Devo depositare tutto. Deposita. Tranne magari la grave roccia. Solo che solo 17 sono un po' pochette. Spererei di trovarne nel dungeon stesso. Revital Seme non dovrebbe servirci, ragazzi. E ora vediamo cosa posso comprarmi con quei pochi poké che mi sono rimasti. Pochi poké. Ok. Prima il Keklon Viola. Vediamo un po' l'MT. Abbiamo... Ok, Vadisfera, Radar, Sfera, Sfera Lancio, Telesfera. Dovevi aver già spiegato perfettamente cosa fanno, che cosa fanno tutte quante. E sinceramente non ne comprerei neanche una. Piuttosto vado al Keklon degli strumenti e vedo se ha qualcosa di più interessante. Tipo, che so, una mela grande.
e anche un teleseme, ma il teleseme non è che sia così tanto buono, sinceramente. Occupa uno spazio in più e fa teletrasportare solo un Pokémon, quello che, insomma, a cui viene lanciato. Mela, 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 bacca pesca, teleseme, Elixir Max. Di Elixir Max non so come sono messo, sinceramente. Controllo subito, ragazzi. Allora, deposita. Oh, no, la mela posso anche te. È una mela grande, giusto, giusto, scusate. Ora, sapendo il dungeon che mi aspetta, che non è cortissimo, anzi, se non mi ricordo male, però forse sto dicendo una stronzata, ad essere più grande, del Monte Tuono. Allora, ragazzi, vi devo spiegare un attimo l'effetto di alcuni strumenti che non avevo spiegato. Allora, telesfera, scanersfera, mostra strumenti, pedisfera pietrifica. Il seme salute, ragazzi, che cosa fa? Penso che lo sapete già, è una specie di cura totale. Un cibo che risolve tutti i problemi di stato di un Pokémon. Seme fuoco, eccetera. Ok, solo quello mi sa. Le gomme, la gomma marrone, la preferita del tipo terra, sì, esatto. Lotta, grigia è quella, non è quella normale, è quella acciaio, mi sa. No, roccia, ok. Quella argento è quella di tipo acciaio, erba è per il coleottero, vero? No, è proprio tipo erba, scusate, gomma cielo volante. Quella gravroccia resterei a posto, le gomme le lascio là, ragazzi, perché, allora, le gomme le tengo più che altro per consegnarle come strumento di una missione. E poi se devo, diciamo, ridurmi a mangiarle, lo farò in un momento specifico, visto che servono più che altro anche ad aumentarsi il quoziente intellettivo e a sbloccare abilità, che a me non servono in realtà, Anzi, in realtà, aumentarsi il quoziente intellettivo serve a me che sono il leader, ma non per le abilità. Mele, ne preleverei. Vediamo un po'. Due, contando che ne trovo. Dai, speriamo bene, ragazzi. E ovviamente, appena trovo le scale, mi ci fiondo come non ci fosse un domani. Bacca arancia, non dovrebbe servire, ma ne prendo una sola. Sperando che ne trovo, appunto. Revita il seme, sinceramente. Non mi dovrebbe servire, ne ho solo 7, no, non penso. Seme fuoco ne prendo uno solo. E Elixir Max ne ho ben 12, quindi non lo compro nemmeno e ne prelevo uno solo. Vai. Ok, sono settato in questo modo. Sì, ho pochi strumenti contando che, cioè, nel senso, prima deposito i soldi, contando che ne voglio trovare, ovviamente. È la prima volta che deposito così tanti soldi. Solo perché non riesco a comprarmi un altro amico. E ragazzi, ho mangiato da poco. Ho mangiato un'ora fa praticamente. Quindi ragazzi, andiamo a Canyon Maestoso. Andiamo. Questo è il Canyon Maestoso. La cima si chiama Vetta Ancestrale, scusate. Secondo Alakazam, la Vetta Ancestrale è il piano 13. Quindi sì, Monte Tuono ci siamo là, mi pare. No, che cosa sto dicendo? Monte Tuono era 10 piani? Di sicuro di più di tutti, perché il Bosco Oscuro ne aveva 12. Xatu dovrebbe trovarsi lì. Belze, impegniamoci a fondo. Ma come ci passate in quel pertugio? Comunque ragazzi, via con la host. Quanti soldi? Oh mio Dio, ragazzi! Allora, cosa è successo? Sono stati appena raccolti due strumenti, un po' di soldi e la MT Breccia. La devo avere assolutamente. La devo avere istante, all'istante. Dov'è? Chi è che la raccolta? A parte. Oh, MT, MT, sì, che bello! Ok. Soldi? Oh mio Dio! Ah, tra l'altro, ragazzi, quanti soldi ho già trovato? Quanti? Potete. Ragazzi, quanti soldi ho già trovato? Breccia, la posso già insegnare a qualcuno? Ragazzi, no, nessuno può impararla. Va bene, me lo aspettavo. Ok, ragazzi, allora ci sono un po' di cose da dire. Allora, il Canyon Maestoso è un dungeon che è presente anche su Pokémon Super Mystery Dungeon. E lì invece si chiama Duna delle Sabbie. Infatti, la host è la stessa, ragazzi. E anche lì c'è un Oxato alla fine, ed è una cosa stupenda. Però potete esplorarlo soltanto più avanti, perché si trova nella Terra delle Sabbie, che è l'ultima che potete sbloccare. Avvicinati Doduo, solo che lui vi ricordo ha cosa, come si chiama? Fuga facile.
La host del canyon maestoso delle dune, della duna delle sabbie, delle dune delle sabbie, penso sia la mia host preferita di Pokémon Mystery Dungeon Squadra Rossa. È meravigliosa, ragazzi, siete riusciti anche a sentirla abbastanza. Prima che, diciamo, la interrompessi con la scoperta meravigliosa... Ah, sbadiglio. Di Breccia, appunto. Comunque, ragazzi... Devo ringraziare un utente, mentre intanto Mudkip dorme, devo ringraziare un utente... vabbè, dai, vieni Doduo. Però... Ok, devo ringraziare un utente che si chiamava Alberto, dico il nome perché è il suo canale, oddio sta spuntando il sole, però c'è un nuvolaccio tremendo, ok, devo ringraziarlo, è il nome del suo canale YouTube quindi posso dirlo, perché mi ha detto che probabilmente, ragazzi, e penso proprio che abbia ragione, il Revital Seme durante la morte, giusto che anche Dunsparce ha fuga facile, me l'ero scordato, il Revital Seme durante la morte di, e non dà niente di esperienza, durante la morte di Aether, probabilmente non ha funzionato non per un qualche bug come la Gravel Roccia che non si fa lanciare con il comando, con il comando veloce, ma probabilmente perché ad Aether ho tolto la tattica, no scusate, l'abilità Asso Strumenti. L'abilità in realtà non è molto chiara, è molto vaga, dice il Pokémon usa o lancia lo strumento che tiene. Sinceramente è molto vaga come abilità. Io sono sicuro che su Mystery Dungeon Squadra il Revital Seme venga utilizzato anche da qualsiasi Pokémon, a prescindere che esso lo tenga come strumento, tipo un nastro, altrimenti non servirebbero a niente i nastri, se poi deve tenerlo Revital Seme, o che sia dentro la borsa. Io sono sicurissimo, ragazzi, su Super Mystery Dungeon era così. E sono sicuro anche su questo. Io ora metto Asso Strumenti e fortunatamente non va via nessuna abilità. Spero che sia così, ragazzi. Perché, tra l'altro, ho anche oh mio Dio, un combinatore. Che cosa fa il combinatore, ragazzi? Praticamente fa quello che fa la Combiteca Gulpin, ma dentro un dungeon, essenzialmente. Dei Vileplume. Ok, dovete morire subito. Non danno neanche troppa esperienza. E sono giù da buttare giù, sono difficili da buttare giù. Comunque, ok, le vostre mosse sono perfette. Strumenti, siamo a posto. Squadra, altro, reclutamento Pokémon, solo Doduo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi, cosa avevo detto diversi episodi fa? Attrazione è la mossa più potente che c'è su Mystery Dungeon Squadra e l'abbiamo già trovata. Oh, Umbrillum mi fa male, ragazzi, se non l'ho buttato giù prima e dà abbastanza esperienza. Oh mio Dio, sì, ti prego, cosa sto trovando? Ho una mela, perfetto, siamo già al quarto piano comunque, ragazzi. Una bacca pesca e 218, siamo quasi, ragazzi, siamo quasi a mille, già. Dai, oh, già le scale, una bacca arancia. Grazie Magnemite. Purtroppo mi salto molti piani, ragazzi, però, cioè, penso che sarei stupido ad esplorarli tutti. Lì c'è un Vileplume che sta dormendo, grazie Magnemite, e direi di assaltare... Oh, Cacturn, che usa crescita. Direi a Cacturn di avvicinarsi. E ricordo che faccio passare i turni ed avvicinare i Pokémon premendo B e A insieme. No, ho fatto un passo in più, ho sbagliato. Vabbè, meno male. Altri soldi... Oh, non ha così tanta vita, 44 più 16. Quindi ha da 45 a 60 PS, più 3 in vita per Aether, ottimo. Soldi... Oh mio Dio, quanti, ragazzi. No, vabbè, va bene. Le aree amico sono tutte mie. Oh, la madonna. Un altro Cacturn, 218. Beccati un attacco combinato. Super suono, non importa. Dovrebbe essere catalogata come mossa... Va bene, in ogni caso Mudkip ha utilizzato Pistolacqua. Ora, per di qua, no? Comincia a essere un po' intricato, ragazzi. Vediamo un po', per di qua... Vabbè, dai, abbiamo già esplorato metà di questo piano, però purtroppo ne ho ancora le scale. Eccole qua, hashtag le scale. Ok, siamo a metà dungeon. Subito. Esplorerei una stanzina magari, magari trovo dei soldi, raga. Due Noctowl, eh. Vabbè, contando che Mudkip può utilizzare Pistolacqua, mi paro il culo. E danno anche parecchia esperienza, ragazzi. Vabbè, facciamo un'azione, dai. Ok, non mi ricordo se anche Fango... Tanti PS tolgono, ragazzi. Dicevo, non mi ricordo se Fango Sberla colpisce anche... Se salta anche gli angoli, anch'essa.
Ok, Heracross è pericolosuccio anche lui. E posso reclutarlo? Non lo so, altro... Murkrow ed Heracross sono ottimi Pokémon, ragazzi. Certo, Magnemite, con la scusa che l'abbiamo sempre portato con noi ed allenato, va benissimo lui, assolutamente. Proviamo ad andare per di qua. Soldi, perfetto, ho visto un... quanti, ok. Andiamo per di qua. Diciamo che a sinistra mi sto saltando una parte di piano molto piccola, ma potrebbero trovarsi lì le scale. Ok, brutto colpo, perfetto. Mi chiedo quando è che salgo di livello io. Trovate le scale, perfetto. Ha retto un braciere, eh. Notare. Aia, parassiseme. Va bene, dai. Da un sacco di esperienza Cacturne, ragazzi. Assolutamente. Siamo già al piano 9, ragazzi. Tra l'altro questo episodio, nastro forza. Sei tu quell'Ariados che l'ha preso? Nope. Dice... Oh, salgo di livello. Oh, dovrei imparare attacco rapido, vero? Perfetto, al posto di fulmisguardo. Sì, dai. Mi tengo un muro di fumo. Perfetto. Me l'aveva detto anche Mad Hatter, che praticamente mi ha ricordato che, essendo basato questo gioco sulla terza generazione, i Pokémon imparano le mosse agli stessi livelli del gioco normale. Quindi io tra un po' di tempo, tra un bel po' di tempo, dovrò imparare anche ruota fuoco. Comunque mi sistema attacco rapido al posto di dov'era appunto coso. Fulmisguardo. E vi ricordo che attacco rapido colpisce a 2 turni di distanza, nel senso che io adesso, tipo da qua, potrei colpire Magnemite se non ci fosse Aether e se Magnemite fosse un mio nemico. Ah, cazzarola, non l'ho visto. Cioè, l'ho visto troppo tardi in realtà. Comunque dicevo, sicuramente farò questo video più corto. Oh, ok. Non utilizzate braciere perché ha focardore. Ma perché non usi Fango Sberla, testicolo? Comunque, lo farò più... un altro combinatore. Ok, non pensavo di non averlo neanche raccolto. Guardate, ragazzi, dicevo, sicuramente farò questo video più corto di 30 minuti perché dovrei riuscire a fare tutto il dungeon in tempo. E anche perché Tauros dovrebbe essere pericolosiuccio, però se lo one-shot con un brutto colpo va benissimo così, easy busy. Soldi, mi... quanti? Va bene, basta, sono stufo di dirlo. Non lo dico più. E dice, era un MT quella? Sì, cos'è? Attaccarite. Non è buonissima, ragazzi, però non vendetela, tenetela. Sono da solo contro cosa? Sto per stanutire? Sì, sto per stanutire. Scusate. Vi avrò trapanato i timpani, ragazzi. Dicevo, sicuramente registrerò un solo video, perché dopo devo registrarne un altro, sempre di Mystery Dungeon. Un'altra MT. 14 poké. Ma dai... Frustrazione. Frustrazione non è malaccio, sapete, ragazzi? Praticamente vi ho già detto che il danno provocato è maggiore se il QI di chi la usa è basso. Allora, io dovrei avere un basso QI. Ho solo 2, quindi dovrei fare abbastanza male. Aether pure ne ha 2. Magnemite ne ha 1, perché non gli do nessuna caramella rara. Tra l'altro ha ottime statistiche Magnemite. Cazzo! Ma scherzi! Va bene che io, cioè, vabbè, io me le sono aumentate un po' con i due nastri. Io ho forza e Mudkip speciale. Però minchia. Diciamo che è buona frustrazione, per carità. Dovrebbe fare un danno più o meno fisso intorno ai 50. Però, diciamo che non gliela insegno a nessuno. Almeno per il momento. Oh, devi andare giù. Potrei utilizzare una caverroccia, dai. Perfetto. No, fermo. Reclutamento. Tauros. È difficile reclutare i Pokémon. Comunque, forse riesco... ok, devo ammazzarlo io quel Tauros. Bella, perfetto. Questa mi è piaciuta. Smog. Tanto non può allenare coso perché non è effetto, infatti. Graver... Ah, potrei utilizzare attacco rapido. Perfetto. Proviamo a reclutarlo, ma non ce la farò mai. No, infatti. Vabbè. Attacco rapido. Così posso smetterla di utilizzare le gaverrocce. E poi faccio un'azione che fa lo stesso da... Ah, ok, ecco ragazzi, fatici 14. Cosa vuoi imparare? Sonic Boom. Allora, qui causa all'obiettivo un danno fisso anche a distanza in linea retta. Non mi ricordo qui quanto toglie Sonic Boom. Sapete, nei giochi originali toglie 20. Qui non lo so, ragazzi. Comunque è un'ottima mossa, ragazzi. 5 PS e a tutto il resto... Ah no, attacco speciale più 2, ottimo. Mosse, Sonic Boom, glielo rimetto dove era prima.
Perfetto. 14 poke, mi viene da piangere, mi viene. Baccaliegia. Dovrei avere ancora un po' di spazio, quindi la raccolgo. Ho spazio per altri due strumenti. Ho fame, eh sì. Io quel Tauros lo lascerei lì quasi qua. No, dai. Lo ammazzo solo per provare a reclutarlo. È spawnato un Pokémon dal nulla, ragazzi. Gioco lagga. No, non era un ordine comunque. Vorrei che facesse coso. Ah, vabbè, dai, non importa. Proviamo ad ammazzare quel Tauros, però devo essere io ad ammazzarlo. Meglio se con un colpo solo, no. Vabbè, un colpo così, no, no, è impossibile, veramente. Ok, allora, non so se manca un piano o due, nel senso che questo qua è l'ultimo, non lo so. Facciamo avvicinare coso, perfetto. Facciamo una bella combo di tre attacchi, pistolacqua, vabbè. Li finirei tutti, cosa devo dirti? Cioè, c'è un Pokémon là in alto, vero? Fangosberla, un solo utilizzo, prima. Pistolacqua, 7. No, 9. Soldi e Gravelroccia, 3, va bene. Azione, vabbè, ok, usa azione piuttosto, che cazzo devo dirti? Vabbè, contento tu, contenti tutti. Comunque, direi che visto che l'ultimo dungeon lo es... Ok, quell'Houndoom non mi ha visto, però è riuscito a trovarmi lo stesso. Vabbè, dai, facciamo una cosa combinata, vai. Satabaum, ah, niente reclutamento perché l'ha ammazzato lui. Tono Shock la userà sempre perché è la più potente. E finitelo voi. Perfetto. Minchia, ragazzi, sto settato molto bene, io... Beh, basta, basta. Mi prendo tutti i dungeon, ragazzi, mi sa. Tutte le aree, amico, scusate. Merda, mi ha avvelenato. Devo trovare le scale subito, devo trovare. Comunque, fino a che non fa... Scusate, stavo per dire una stronzata. Mi sono corretto subito. Mi sono corretto perché ho visto che stavo dicendo una stronzata. Vedete, ragazzi, ogni tot passi perdo 4 PS e non li posso recuperare. Però ho trovato... Ok, quel... Un attimo, la fame sta facendo brutti scherzi. Ce l'ho al 9, la fame. Ora, un attacco rapido. E un'azione. Sperando di reclutarlo, ma non ce la farò mai. Cos'è? Forza segreta. Beh, non è male in realtà. Però è una mossa normale. Qua quanto MT. Per cui non c'è niente di speciale. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Sì, finalmente siamo sulla cima, Belze. Questa è la vetta ancestrale. Guarda, guarda lì. Belze, quel Pokémon laggiù è Xatu. È Xatu? Era una domanda. Scusa, sei forse Xatu? Salve. Forse non mi sente. Salve. Salve. È inutile, non reagisce. Starà dormendo in piedi. Belze, cosa possiamo fare? Stuzzicarlo o attaccarlo? Stuzzicarlo, ragazzi, è molto vago. Cioè, attaccarlo si capisce, ma se fate stuzzicarlo vi mostro quello che farà in realtà. Dici, gli faccio il solletico. Ok, ci provo. Secondo me è anche la scelta migliore. Ghiri ghiri ghiri. Ghiri 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 ghiri. Ghiri 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 ghiri. Vabbè, avete capito. Ghiri ghiri ghiri. È una cosa persa, Belze, non reagisce. I. Eh? I. Si fa le grasse risate. Finalmente gli ho strappato un sorriso. Forse è solo un po' trasognato. Ah! Contemplate il calare del sole. Proprio così, sono Xatu. Avete scoperto la mia vera identità, non è da tutti. Scoperto la tua identità? Mi sembra un po' esagerato. No, lo posso dire. Voi siete Pokémon speciali. Tu sei un essere umano, vero? Cosa te lo fa pensare? Non distolgo lo sguardo dal sole per tutta la giornata. Mi aiuto a rivelare gli avvenimenti. Persino il passato e il futuro. Xatu, se sai qualcosa, ti prego, raccontacelo. Quel mio fianco c'è Belze. Un mattino al risveglio ha notato di avere le sembianze di un Pokémon. Inoltre non ricorda niente del suo passato da essere umano. Xatu, sai qualcosa riguardo, vero? Ti prego, diccelo. Le calamità naturali, ce ne sono state tante di recente. Si verificano perché si sono spezzati degli equilibri. La tua trasformazione in un Pokémon, esiste un legame inscindibile.
Aspetta, la trasformazione di Bezzy in un Pokémon sarebbe collegata alle catastrofi naturali. Che cosa intendi? Cosa c'entra Bezzy con le catastrofi naturali che si sono abbattute sul nostro mondo? Cosa? Perché non parli più? Ti supplico, racconta! Ci sono preoccupazioni ancora più grandi. Sono turbato. L'equilibrio, scusate, naturale del nostro mondo deve essere ripristinato, altrimenti potrebbe verificarsi l'imponderabile. Dici sul serio? L'imponderabile? Vedo tutti i giorni la stessa immagine, lo stesso inesorabile futuro. Sono terrorizzato. Xatu? Temo che il nostro mondo venga distrutto. Il nostro mondo distrutto. Che sorpresa! Belze sarebbe un essere umano. Questa sì che è una notizia interessante. Al prossimo episodio, ragazzi. Sperando che questo vi sia piaciuto. Ciao a tutti.